Buongiorno, oggi realizziamo insieme il completo Two Skirts. Il completo Two Skirts è realizzato da due gonne, una lunga e una midi, che calzata a dovere sembrerà un bolero. Per realizzare la gonna lunga occorrono 6 gomitoli di cotone viscosa 3 sfere del colore 408, che è un grigio metallizzato. Ora vi darò le indicazioni per realizzare la gonna lunga. Per realizzare la gonna lavoreremo un motivo fantasia sviluppato su 4 righe, 1, 2, 3, 4, che riporteremo su tutta la lunghezza della gonna. Per realizzare questo punto fantasia occorre lavorare con uncinetto numero 3,5. La gonna ha una circonferenza di 164 catenelle, per cui per l'avvio utilizzeremo una catenella di 164 maglie e chiuderemo con una mezza maglia bassissima all'inizio della catenella. Ora, per mostrarvi la lavorazione, io la lavorerò sul numero esiguo di maglie, giusto per farvi capire e per spiegare bene come sviluppare questo punto. Dunque, io avvierò una catenella di circa 20-25 maglie che chiuderò poi a cerchio con una mezza maglia bassa. Ecco. Chiuderemo a cerchio. E la prima riga sarà fatta da tutte maglie alte, per cui 3 catenelle che stanno a sostituire una maglia alta e una maglia alta per tutto il giro. Eccoci arrivati alla fine del giro e chiuderemo con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio. Per il secondo giro lavoreremo 3 catenelle più una catenella. 3 catenelle stanno ad indicare e a sostituire una maglia alta e una catenella. Salteremo 2 maglie di base e nella terza maglia di base lavoreremo 3 maglie alte chiuse insieme. Catenelle. Salteremo 2 maglie di base e nella maglia seguente lavoreremo una maglia bassa. 2 catenelle, salteremo 2 maglie di base, nella maglia successiva 3 maglie alte chiuse insieme. 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e riprendiamo con una maglia bassa. Questo lo ripetiamo per tutto il giro. Chiuderemo il giro con 3 maglie alte chiuse insieme, una catenella e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio. Per il terzo giro lavoreremo una maglia bassa sostituita da una catenella, una maglia bassa nell'archetto sottostante, una maglia bassa sulle 3 maglie alte chiuse insieme, una maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, salteremo la maglia bassa sottostante e lavoreremo una maglia bassa nell'archetto, una maglia bassa sulle 3 chiuse, una maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle e ripetiamo questo motivo per tutto il giro. Termineremo il giro con una maglia bassa nell'archetto, una maglia bassa sulle 3 sottostanti e una maglia bassa nell'altro archetto e chiuderemo con una mezza maglia bassa nella catenella d'inizio. Per il quarto giro non dovremo nient'altro che lavorare a maglia bassa per tutto il giro, per cui 3 catenelle sostituiranno una maglia alta, una maglia alta su ogni maglia bassa sottostante. Lavoriamo
lavoreremo sulle tre che troviamo, e nell'archetto che si è formato nel giro precedente lo riempiremo con 3 maglie alte. Ecco qui. E questo lo facciamo per tutto il giro. Concludiamo il giro con una maglia alta e una mezza maglia bassa nella terza catenella di inizio. Per quanto riguarda il quinto giro, lavoreremo a punto alto intervallato da una catenella, per cui la prima maglia alta sarà sostituita da 3 catenelle, una maglia bassa, saltiamo una maglia alta di base e lavoreremo nella successiva una maglia alta, una catenella, saltiamo una maglia di base e realizziamo una maglia alta nella successiva, così per tutto il giro. Termineremo con una maglia alta, una catenella, salteremo una maglia di base e chiudiamo il nostro giro nella terza catenella di inizio. Per cui questo è il nostro motivo fantasia con cui realizzeremo la gonna. Ora vi do le indicazioni per realizzare una gonna taglia 38-40. Realizzeremo per 15 volte il motivo su una catenella di inizio di 164 maglie che chiuderemo a cerchio e riprodurremo per 15 volte questo campione che noi abbiamo fatto insieme prima. Termineremo tutta la lavorazione con una maglia alta su tutte le maglie di base e le catenelle e poi vedremo insieme come realizzare il motivo di finizione. Vediamo insieme come realizzare il bordo di finizione della gonna. Cominceremo con 2 catenelle che servono. Vediamo insieme come realizzare il bordo di finizione della gonna. Lavoreremo 2 catenelle che servono ad alzare la lavorazione e non vengono contate come punto. Proseguiremo con una maglia alta nella stessa maglia, una maglia alta nella successiva, 3 catenelle, saltiamo 6 maglie di base. Nella maglia successiva lavoreremo 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. Proseguiremo con 3 catenelle, salteremo 6 maglie di base e lavoreremo 3 maglie alte sulla successiva. Ripeteremo praticamente questo motivo per tutta la circonferenza della gonna, fino ad arrivare e terminare con 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, saltiamo 5 maglie di base, 3 catenelle, nella successiva lavoreremo una maglia bassa e chiuderemo il giro con una maglia bassissima sulla catenella per cui abbiamo alzato il lavoro. Per il secondo giro lavoreremo sempre 2 catenelle per alzare la lavorazione, 2 maglie alte sulle sottostanti, 3 catenelle e nell'arco sottostante lavoreremo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Proseguiremo con 3 catenelle e 3 maglie alte sulle maglie sottostanti. Concluderemo il giro con sempre 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nell'arco sottostante, 3 catenelle e una maglia alta sulla maglia sottostante e una maglia bassissima che concluderà il giro. Per il terzo giro, sempre 2 catenelle per alzare la lavorazione, una maglia alta sulle maglie sottostanti, 3 catenelle e lavoreremo 4 maglie alte sulla terza maglia del giro sottostante. 2 catenelle, salteremo l'arco di 2 catenelle, 4 maglie alte sulla prima maglia alta dell'archetto sottostante, 3 catenelle e 3 maglie alte sulle 3 sottostanti. Concluderemo il giro con 4 maglie alte sulla prima maglia del primo gruppo sottostante, 2 catenelle, 4 maglie alte sulla prima maglia del gruppo sottostante, 3 catenelle, una maglia alta sulla maglia alta sottostante e una maglia bassissima per chiudere il giro.
Allora, per il quarto giro lavoreremo sempre le nostre 2 catenelle per alzare il lavoro, 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti, 3 catenelle, 4 maglie alte sulla quarta maglia del gruppo sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto che troveremo sotto, che è quello di separazione dei 2 gruppi. 3 catenelle, 4 maglie alte sulla prima maglia del gruppo da 4 sottostante, 3 catenelle e 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti. Concluderemo il giro con 3 maglie alte, 4 maglie alte sulla prima maglia alta del gruppo sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa nell'arco di separazione dei 2 gruppi, 3 catenelle. 4 maglie alte sulla prima maglia alta sottostante, 3 catenelle, una maglia alta sulla maglia alta sottostante e una maglia bassissima per concludere il giro. Quinto giro, lavoreremo le nostre 2 maglie alte per alzare la lavorazione e 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti, 3 catenelle. Un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia alta del gruppo da 4 sottostanti, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, saltiamo la maglia bassa sottostante e lavoriamo una maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle e un gruppo di 4 maglie basse sulla prima maglia bassa del gruppo sottostante, 3 catenelle e 3 maglie alte sulle 3 sottostanti. Chiuderemo il giro con 3 maglie alte, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia alta del gruppo sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, saltiamo la maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, 4 maglie alte nel gruppo sottostante, nella prima maglia del gruppo sottostante, 3 catenelle. Una maglia alta e chiudiamo con una maglia bassissima sulle 2 maglie, sulle 2 catenelle d'inizio. Il giro 6 lavoreremo 2 catenelle per alzare la lavorazione e 2 maglie alte sulle 2 maglie sottostanti. Proseguiamo con 3 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia del gruppo da 4 maglie sottostanti. 3 catenelle, una maglia bassa nel primo arco, 3 catenelle, una maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle, una maglia bassa nell'arco sottostante, 3 catenelle e un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia del gruppo sottostante. Proseguiamo con 3 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte sulle 3 sottostanti. Nello spazio tra una maglia e l'altra. Come vedete, vi apro il lavoro in modo da essere più chiara. Ecco qua, queste sono le nostre 2 maglie alte. Termineremo il giro con un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia, un archetto da 3 catenelle, una maglia bassa nel primo arco, 3 catenelle, una maglia bassa nell'arco successivo. 3 catenelle, una maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia alta sottostante del gruppo da 4, 3 catenelle e chiudiamo il giro con una maglia bassissima sulle 2 catenelle che abbiamo iniziato il lavoro. Allora, iniziamo il settimo giro con 2 catenelle e 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti, 3 catenelle. E un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia alta del gruppo sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa nell'arco, 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 3 catenelle, un gruppo da 4 maglie alte sulla prima maglia del gruppo sottostante. Diminuiamo le catenelle, anziché 3 ne diminuiamo, ne facciamo 2 e 2 maglie alte sul gruppo di 2 maglie sottostanti. Lavoreremo 2 catenelle e termineremo con un
un gruppo di 4 maglie alte sul primo gruppo sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa, 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 3 catenelle, un gruppo da 4 maglie alte sulla prima delle 4 maglie alte sottostanti, 2 catenelle, e terminiamo il giro con 2 catenelle e una maglia bassissima sulle due di cui abbiamo iniziato il giro. Allora, lavoriamo per l'ottavo giro, 2 catenelle che ci servono per alzare il lavoro, 2 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte sulla prima maglia del gruppo sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa, 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 3 catenelle e un gruppo di 4 maglie alte nella prima maglia del gruppo sottostante. Proseguiamo con 2 catenelle, 2 maglie alte sulle 2 maglie sottostanti, 2 catenelle e terminiamo il lavoro con 4 maglie alte sulla prima maglia del gruppo sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa in ogni archetto che trovate e terminiamo con 3 catenelle, 4 maglie alte nella prima maglia del gruppo sottostante, 2 catenelle e una mezza maglia bassa sulla seconda catenella d'inizio. Per il nono giro lavoriamo le nostre 2 catenelle per alzare il lavoro e 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti, 2 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia alta sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa sottostante nell'archetto, 3 catenelle, una maglia bassa, 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 3 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia alta sottostante, 2 catenelle, 2 maglie alte sulle 2 maglie sottostanti e 2 catenelle. Termineremo il giro sempre con un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia alta sottostante, 3 catenelle e un punto basso in ogni archetto che troviamo. Terminando con 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia alta del gruppo sottostante, 2 catenelle e chiuderemo con una maglia bassissima sulla seconda catenella d'inizio. Per il giro 10 lavoreremo sempre le nostre 2 catenelle per alzare il lavoro, 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti, 2 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia del gruppo sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa in ogni archetto che troviamo e terminiamo con 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto sottostante, 3 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla maglia alta sottostante del primo gruppo, 2 catenelle e lavoreremo una maglia alta all'interno tra le due maglie alte. Lavoreremo una catenella e termineremo il giro con un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia, 3 catenelle, un punto basso per ogni archetto che troviamo sottostante. Termineremo con 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia del gruppo sottostante, una catenella e una mezza maglia bassa sulla prima maglia che troveremo. Giro numero 10, 2 catenelle per alzare il lavoro e 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti, 2 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia del gruppo sottostante, 3 catenelle, una maglia bassa nel primo archetto e lavoriamo tutti archetti fino ad arrivare all'ultimo, dove lavoreremo una maglia bassa, 3 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima maglia, 2 catenelle e 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti. Termineremo con 2 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte
sottostanti sulla prima del quarto gruppo che troveremo, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, lavoreremo tutti archetti da 3 catenelle fino ad arrivare all'ultimo archetto, dove lavoreremo una maglia bassa, 3 catenelle, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima sottostante, 2 catenelle e chiuderemo il giro con una maglia bassissima. Le nostre 2 catenelle per alzare il lavoro e una maglia alta tra le 2 maglie alte sottostanti, una catenella, un gruppo di 4 maglie alte sulla prima del gruppo sottostante, 3 catenelle, un punto basso nel primo archetto. Lavoreremo ad archetti di 3 catenelle sino ad arrivare all'ultima, dove lavoreremo una maglia bassa, 3 catenelle, 4 maglie alte sulla prima d'inizio del gruppo di 4 maglie e io vi ho messo un segnetto per riuscire a vedere bene, una maglia alta all'interno delle 2 maglie alte sottostanti, una catenella. Termineremo sempre con 4 maglie alte sul gruppo di 4 maglie sottostante, 3 catenelle, un punto basso nel primo archetto e lavoreremo ad archetti di 3 catenelle fino ad arrivare all'ultimo, dove lavoreremo una maglia bassa nell'ultimo archetto, 3 catenelle, 4 maglie alte sulla prima del gruppo sottostante, una catenella e con una mezza maglia bassa termineremo il giro. Siamo arrivati all'ultimo giro, perfetto, per cui alzeremo con una catenella il lavoro e andremo a lavorare nel primo archetto 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte. Salteremo un archetto, nell'archetto successivo lavoreremo una maglia bassa, nell'archetto successivo lavoreremo 5 maglie alte, nell'archetto successivo una maglia bassa, proseguiremo con 5 maglie alte, una maglia bassa, 5 maglie alte, una maglia bassa, 5 maglie basse nell'archetto che troverete sottostante, quello formato da una catenella, da una maglia bassa, perdon, 3 catenelle e il gruppo di 4 maglie. Dopodiché lavoreremo in questo archetto 5 maglie alte e lavoreremo 5 catenelle e ci agganceremo al primo arco sottostante, quello formato dal gruppo di 4 maglie alte e della catenella. Proseguiremo così per tutto il giro e termineremo con 5 maglie alte nell'arco delle 4 maglie alte, una catenella e 3 catenelle e 5 catenelle e ci agganceremo con una maglia bassissima alla prima maglia d'inizio. Stacchiamo il filo e la gonna è terminata. Per la realizzazione della gonna bolero utilizzeremo 4 gomitoli di cotone viscosa 3 sfere. Per realizzarla monteremo una catenella di 164 maglie e chiuderemo a cerchio e ripeteremo le 4 righe della lavorazione per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte complete. Poi faremo 2 giri della lavorazione, quello a punto alto e quella con gli archetti e le 3 maglie alte chiuse insieme. Poi lavoreremo una riga di punto alto come realizzata precedentemente, chiuderemo con un giro di maglie basse e ripeteremo lo stesso modulo di rifinitura della gonna. Io ho infilato del nastro caneté in tinta sia nella gonna che per il bolero. Per indossare il bolero basta semplicemente calzarlo dalla testa, ovviamente facendo uscire le braccia, e rigirando la gonna in questa maniera otterrete il volant che dà grazia al bolero.